Il ponte ciclopedonale che vedete taglia proprio il Fosso Grande e nasce nella progettazione nel 2008, ero io assessore alla mobilità in quel periodo, nasce proprio per mettere in sicurezza l'utenza debole, cioè i pedoni di via Prati, di via Monte di Campli e anche quelli di Sportore naturalmente, che erano costretti a transitare in sede promiscua con le auto in questa sorta di strettoia. Allora pensammo appunto di realizzare e mettere in sicurezza, non c'era lo spazio per i marciapiedi e pensammo a un ponte ciclopedonale. Ciclopedonale perché oltre ai pedoni potesse soddisfare anche i ciclisti che sono sempre di più, che noi dobbiamo incentivare il più possibile sia nella città di Pescara che naturalmente in quella di Sportore. Lo abbiamo fatto dopo 8 anni, questa è sicuramente una procedura che è il gran premio della sfortuna perché ne sono successe veramente di tutti i colori e con l'amministrazione di centrosinistra siamo riusciti nel giro di 2 o 3 mesi a rimettere a posto questo progetto e a renderlo praticabile. Oggi lo inauguriamo con grande soddisfazione naturalmente dell'amministrazione comunale di Pescara e di quella di Sportone, ma soprattutto di tutti i cittadini che potranno usufruirne.